mattino con Federica che stiamo andando a Roma e casualmente ho incontrato Francesco. Sì. La sua storia mi è piaciuta moltissimo e vorrei che lui te la raccontasse senza fare nessun tipo di prefazione. Allora, come ti chiami e dimmi un po' da quello che mi ha raccontato prima, insomma, praticamente. Mi chiamo Francesco, sono nato ad Anacapri. Cosa devo dirlo? Allora, dimmi. No, te mi hai raccontato prima, sì? Che hai fatto questo viaggio, sì, a San Jaco di Compostela. Sì. Qualche anno fa. Sì. Raccontami come ti è venuta questa ispirazione. Ah, questa ispirazione. Ma se dovrei dirti l'ispirazione non lo so, è partita forse dal nulla. Perché vedo nei miei ricordi, ma non mi ricordo come è cominciata questa cosa. E un giorno eri dove? Eri in Italia? Eri all'estero? Sì, no, ero sempre a Capri, perché io la mia vita la passo più a Capri che all'estero. Ma se devo dirti come è cominciata non lo so, non lo so. Un bel giorno ne ho sentito parlare qualche cosa, poi mi sono informato e ho fatto questo viaggio. Da dove sei partito, Francesco? Sono partito da Lourdes in Francia. Da Lourdes? Perché proprio da Lourdes? Sono partito da Lourdes perché informandomi nelle mie ricerche per questo cammino dovevo partire da Saint-Jean-Pied-de-Port ed era a 200 metri sul livello del mare. Siccome che io non avevo mai camminato, dissi voglio cominciare da Lourdes perché più o meno è sullo stesso livello, così mi abituo a camminare. Ah, voglio fare la prefazione che ti hai fatto questo percorso. Esatto, a piedi. E ci hai messo quanti mesi? Ci ho messo tre mesi, però sono partito da Lourdes. Ma te a Lourdes ci sei andato come? In macchina, in aereo? A Lourdes sono andato in aereo. In aereo. Sono andato prima, anche questo. Vabbè, sono andato. No, è più giusto per far capire come funziona. Ah, è funzionato questo. Io sono partito da Capri, sono venuto a Roma. A Roma ho preso un aereo e sono andato a Parigi. Poi da Parigi ho preso un altro aereo e sono andato a Lourdes. E a Lourdes poi mi sono fermato un po' e poi da lì ho incominciato il cammino. Il cammino, com'è rivestito? Io parlo da persona. Sì. Normalissima, avevo una maglietta della salute, avevo un costume da bagno, una camicetta, semplicissimo, senza niente, così. Ho comprato un bastone perché ho pensato che mi poteva servire per la strada, poi mi è servito. E sono partito da Lourdes. Tu sei partito, dicevi, senza cartina, che questa è una cosa che mi ha colpito, sì, molto. Sì, sì, ho voluto fare il viaggio come lo facevano gli antichi. Come lo facevano? Raccontami un po' quella storia del Novecento, dopo Cristo, che mi raccontavi, la gente che andava in pellegrinaggio, eccetera. Ma diciamo, di quel poco che io so, c'erano tre pellegrinaggi molto importanti nel Medioevo. Ed era uno per Gerusalemme, uno per Roma e uno per Santiago de Compostela. Poi col tempo, con le invasioni barbariche, gli arabi, così, diciamo che i pellegrinaggi a Roma e a Gerusalemme erano più difficili. E Santiago ha preso un po' più di forza, hanno conosciuto di più e sono andati più lì che a Roma e a Gerusalemme. Ok, quindi ti sei partito e non hai fatto il percorso, quello, diciamo, quello più vicino, tradizionale, ma hai fatto un giro un pochino da... Sì, diciamo più alla lunga, perché non sono partito senza cartine, senza niente. E ho fatto diversi chilometri, penso, non so quanti, ma ne ho fatte diversi, molti, molti diversi. Perché ho avuto delle difficoltà, ho dovuto tornare indietro, poi andare avanti, ho avuto diversi fiumi che non ho potuto attraversare, dei posti pericolosi sulle montagne, ho avuto diverse difficoltà, diciamo.